E perché non c'è conoscenza del territorio? Non ce n'è conoscenza. No, lì proprio è stato proprio. No, 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 ignoranza. Non c'è la conoscenza del territorio. Certe volte non devi farlo. Magari l'hai fatto 10 volte ed è andata 9 volte bene, però ti basta una volta. E pensi che quando lo stavano montando, da noi, nel gruppo, dice, lì della montagna, gli dicevamo, ma no, tenete troppo basso, tenete troppo basso. Quindi non ci hanno dato molto quello che fanno. Dirò, questa è una tragedia. Tuo figlio ha detto che ci voleva venirci a Natale, voleva venire a fare questo giro a Natale. E questo è anche comodo da fare. Si arriva, fa come abbiamo fatto noi, comodo. Bisogna vedere se poi vuole andare nel posto dove era ascoltare la ragazza. Quando sono andato a fare la ragazza, lei è lì da noi. Te la tolgo, ti sono arrivati adesso. No, perché? Tom. Ma a parte quel discorso lì, sono anche molto supponenti, si credono i più belli, i più bravi e puzzano. Ma sai perché puzzano? Io mi ricordo che facevamo le riunioni in con gli inglesi, dove si vestono con tutti quei vestiti, sai, non hanno il cotone, quelle robe lì loro. Ci ha provato la duchessa. Cioè il bidet della duchessa, perché c'è un laghetto. Questa è ribellasca, Gabri. Questa qua è ribellasca. Dovrebbe essere ribellasca. Ristorante elvetico. È la frontiera. Non siamo la frontiera. Ci siete state a Leuquebad? Leuquebad? Alla fine del
sentiero era facile. Io non so se questo sia il Camedo. Sei già Camedo, quindi siamo già in Svizzera. Sì, siamo già in Svizzera. E Bellasche, lo so. Sì. Invece Leo che va è bello perché ti sto dicendo. Si può, ci sono le teore. Quindi c'è un territorio. Ormai è buio. Eh sì, ormai siamo a Tegna. Qui siamo a Tegna. Qui c'è il cimitero, ebbene, allora non siamo molto lontani, eh? Visto io stamattina, cioè. Bello, guarda